Molti di voi lo sanno, ma altri no, parlano, bla bla bla, continuano a parlare a caso senza sapere le reali motivazioni. Allora, c'è una motivazione molto importante, molto rilevante, direi, che vi dirà lui, perché adesso non è che sto a specificare, per la quale io non gli passerò il video di Conco, ok? Quindi andate a parlare con lui e non mi rompete il cazzo a me. Ti taggo in uno dei 2000 profili che hai, penso l'ultimo che hai fatto, che hai creato, l'ultimo profilo. Ti taggo lì perché non so dove cazzo taggarti. Taggo anche Mene, che era testimone al momento di questo problemuccio qua, quindi anche lui testimone. E raga, chiedete a lui la problematica. Non venite a rompere il cazzo a me, anche perché io domani me ne vado in giro per l'Europa, non mi cagate il cazzo, bello. Ma Manu, in che senso non esce il video? Cioè, deve uscire sto video. Poi i soldi ti sono stati dati per girare il video, cioè non è che adesso dobbiamo fare polemiche. Beh, raga, la motivazione, la specifico perché mi state già rompendo il cazzo ulteriormente, è che il video mi è stato pagato per metà. E questa motivazione la sanno praticamente tutti, ok? Preciso anche Zero, la sa Vale che era lì con me, Mene, la sanno tutti. Secondo me la questione del discorso del pagamento a metà. Qui non è che mi pagate un video a metà, poi vi fate i cazzi vostri, pretendete il video pronto, fatto, montato, tutto quanto, post prodotto da far uscire. Non funziona così. Non funziona così, cari miei. Il video si paga e poi viene dato. Non è che pagate il video a metà e poi pretendete di averlo. Non funziona così. Mi avete rotto il cazzo. E ripeto, io me ne sto andando via in giro per l'Europa. Non mi cagate più il cazzo. Questa è l'ultima storia che farò. Bella. Guarda. In realtà stai specificando una cosa che non esiste. Io e Raffa non ti abbiamo mai pagato a metà, ti abbiamo sempre pagato cash contanti, quindi non rompere il cazzo. DM a Z e diteli di fare sto cazzo di video di Conco, raga, perché lo vogliamo. Tutte le cazzate che sta dicendo questo Z, ombre, uscito così. Noi abbiamo sempre pagato chiunque per avere dei servizi. Dunque, ti sei intromesso dicendo una cazzata, dicendo una cosa vanvera, senza sapere neanche un cazzo. Cioè, niente, sai tu. Cosa cazzo ne sai tu? Certo, se ti riferisci a quello che ti ha detto lui a te, posso capire, ma della realtà, cosa ne sai? La realtà, tu cosa ne sai? Sai cosa è successo? Non penso. Quindi, shh, il genio è arrivato. Il genio della lampada. O il genio di sto cazzo. Se devi parlare tu, conta fino a 10, pensa a quello che devi dire e poi parli. La gente che non sa le cose parla e vuole parlare per intromettersi, cioè ti stai soltanto intromettendo e basta. Allora, adesso facciamo i seri. Come prima cosa. Aia, porca Madonna. Come prima cosa. Vale questo, te. Come questo quando è sporco. Vedi il mio cesso come. Tu mi hai menzionato nelle tue storie da coglione, da genio della lampada, dicendo che io ero testimone della verità. La verità che cosa? Che i cash contanti sempre in mano, stronzo. Capito? Non ce lo meritiamo, fra. E poi ne va della tua incolumità. Non fare la guerra con me, Raffo, ti ripeto, fratello. Datti una calmata e vedi di fare il tuo lavoro che già lo sai fare bene. E calmiamoci tutti, che i soldi te li abbiamo dati. Non c'è bisogno di dire cazzate alla gente solo per, capito, attirarseli dalla propria parte, farsi quei 10-15 follower in più. Finiscila, no? E poi, bro, dai retta a un fesso, fra, non fare la guerra con. E soprattutto non parlare di cifre a caso. Perché parli di cifre a caso a vanvera? Tu non sai quanto mi ha pagato il video e quanto mi deve ancora pagare, ok? Quindi informati, chiedi, parlaci. E non sparare cifre così, mancano quelli, quegli altri, perché non sei una minchia. Il video non mi è stato pagato, punto. Il video non esce, cioè non ci sono cazzi, punto e stop. NCS per il vostro comportamento, raga, sapete che io dico così.
Assolutamente, cioè non me lo aspettavo proprio. Serio. Allora, è inutile che vai in giro a dire cazzate, a fare ancora storie, mentre poi vedi tu, però il video deve uscire. Al massimo in Europa ci vai in sedia a rotelle, capito? Quindi vedi di... Raga, andate a scrivere sto cazzo di Zeta Ombre e diteli di darci sto cazzo di video di merda, perché mi stanno già girando i coglioni, non lo sopporto più. E prima che lo vado a prendere in studio e gli taglio la testa... Allora, scriveteli voi e dite, poi il video è stato pagato, capito? Cioè, il video ti è stato pagato, solo che tu ieri mi hai contattato dicendomi io voglio il 50% in più di quello che già mi hai dato. Ma ti pare normale che all'ultimo tu mi chieda dei soldi in più per il video, quando eravamo d'accordo già nei patti che questo video era pagato quel tot e basta? Invece no, tu adesso te ne esci fuori che vuoi gli altri soldi, capito? E sei un infame, punto, sei un infame. Quindi io voglio il video il 13, deve uscire il video. Raga, tanto l'ho capito che è tutta una tirata in mezzo, quindi non rompete coglioni, capito? Mi state tirando in mezzo e basta, mi state facendo uno scherzo, quindi vaffanculo, andate a morire tutti quanti. Già lo so che mi state pigliando per il culo. Allora Manu, te lo dico per l'ultima volta e non lo ripeto più. Mi sto stancando. Video uscirà il 13 di questa settimana, quindi mi raccomando, perché questa situazione mi sta rompendo i coglioni, giuro, mi stanno girando il cazzo, non sopporto queste cose. Ma poi con quale coraggio tu mi vieni a parlare così in questo modo? Domanda. Cioè ti stai rivolgendo a me come se fossi io nel torto, no? Babbo, usa la testa, perché qua quello che ha fatto una cazzata sei tu. Prova a chiedere in giro un po', un attimo. E io a questo punto me ne lavo le mani. Stai facendo tutto tu alla fine, ti stai rendendo ridicolo da solo. Stai facendo tutto tu. Diciamo che pensi di fare quello che vuoi solamente perché sei forte. Sei forte come rapper, allora pensi di poter fare quello che vuoi, di comportarti come vuoi con le persone. Comunque, Fra, sei proprio uno schifoso. Vedi di rispondere ai ragazzi. Oh, Emanuel Z di sto cazzo. Guarda che se non fai uscire il video, il giro in Europa, fratello, il giro in Europa, te lo fai in sedia a rotelle, capito o no? Testa di cazzo, non fare che ti devo venire a prendere in studio e spezzarti in due le gambe, hai capito? Coglione di merda, ma con chi credi il cazzo hai a che fare, tu scemo di merda? Comunque, Fra, sei proprio uno schifoso, vedi di rispondere ai ragazzini e alle ragazzine che ti mandano i messaggi, Fra, che è gente che seguiva anche te, frate. Capito? Non vedeva l'ora di vedere il nostro prodotto, Fra, il video editato da te. Non vedevano l'ora, Fra. Fare i video musicali ma non hanno il grano. Cioè, sincero, che teste di cazzo sono? Cosa che fanno? Sì? Tac, tac, è l'ora dei soldi, Fra. Tic, tic, tac, tac, è l'ora dei soldi, Fra. Tic, tic, tac, tac, è l'ora dei soldi, Fra. Tic, tic, tac, tac. È l'ora dei soldi.